chi mi conosce sa che sono un patito della zona 2, cioè dell'allenamento cardiovascolare in una fascia particolare di frequenza cardiaca, appunto la fascia di zona 2. Questo perché se ne parla tanto in studio, lo consiglio tanto ai miei pazienti, lo consiglio nei video e nei post perché lo ritengo un grandissimo supporto per la prevenzione di problematiche croniche, quindi di malattie croniche, ma anche per il supporto nel trattamento di problematiche cliniche. Però la realtà è che questo tipo di allenamento non dovrebbe mai mancare anche nella programmazione di tutti quegli atleti agonisti, cioè di quelle persone che si allenano per migliorare la propria performance. Facciamo un esempio pratico, prendiamo ad esempio la categoria dei podisti, dei runner. Mediamente si corre per circa 10 km ad un passo costante che è più o meno compreso tra 5,30 e 6 al chilometro. Poi c'è una categoria un pochino più avanzata che magari oltre ad avere un passo più rapido inserisce degli elementi di qualità nella programmazione dell'allenamento, per esempio ha delle giornate in cui va un pochino più forte, fa delle ripetute, il cosiddetto fartlek, magari fa delle progressioni. La realtà però è che la maggior parte dei podisti corre sempre alla stessa velocità e anzi quando si trova in una categoria più avanzata pensa che per migliorare le proprie performance atletiche debba spingere di più. La convinzione sbagliata è quindi che. L'endurance, cioè la resistenza cardiovascolare, l'abilità, la capacità di portare avanti uno sforzo nonostante la fatica, si migliori quando si è troppo esausti alla fine di un allenamento. Vediamo un po' se riesco ad eliminare questa convinzione sbagliata dalla mente di chi appunto porta avanti un programma cercando di migliorare le performance aumentando l'intensità, sentendosi sempre più stanchi e affaticati al termine di un allenamento. Per farlo, mi rifarò a quelle che sono le nozioni di fisiologia cellulare e quindi dobbiamo lasciar stare per un attimo il conteggio dei numeri, quindi il passo, la velocità e i chilometri. Dobbiamo quindi pensare a cosa succede in corrispondenza delle nostre fibre muscolari in corrispondenza di una data fascia di frequenza cardiaca. Vediamo quindi cosa succede in zona 2, nella bassa intensità di un allenamento cardiovascolare. Seguitemi perché il discorso si fa un pochino complicato adesso. In questa fascia stimoliamo le fibre muscolari di tipo 1, quindi stimoliamo la crescita e la densità, cioè il numero dei mitocondri e quindi anche la nostra capacità di utilizzare i grassi come carburante, come substrato energetico. Questa abilità è fondamentale non solo per la longevità e per la salute metabolica, l'abbiamo detto tantissime volte. Ma quello che scopriamo con il video di oggi è che. Questa nostra capacità è fondamentale anche per le performance atletiche. Questo perché migliorando la nostra capacità di utilizzare i grassi come carburante, andiamo a preservare l'utilizzo di un substrato energetico più rapido, un carburante più rapido come il glicogeno, per le fasi più avanzate di una gara o di uno sforzo. Quindi migliorando in allenamento il nostro condizionamento cardiovascolare, la nostra capacità metabolica di utilizzare più substrati energetici, andremo a preservare quello che è il carburante principale, gli zuccheri, per le fasi finali di uno sforzo intenso, dove serve appunto quel qualcosa in più, quello scatto, quel colpo di reni finale. È il caso quindi di dire che si va piano in allenamento, perché si fa a bassa intensità cardiovascolare, cioè zona 2, per andare più forti in gara. Questo perché, tra le altre cose, quando noi stimoliamo, attiviamo le fibre muscolari di tipo 1, non solo andiamo appunto a migliorare la capacità di utilizzare i grassi come carburante, ma c'è anche un altro grande ma. Andiamo a migliorare lo smaltimento del lattato, la cosiddetta clearance del lattato. Piccola postilla biochimica. Utilizzeremo come sinonimi queste due parole, acido lattico e lattato. Questo perché funziona meglio ai fini del nostro discorso, ma sappiate che dal punto di vista chimico ci sono delle piccole differenze strutturali che però non ci interessano per capire un po' qual è il funzionamento della fisiologia cellulare. Il lattato è un metabolita prodotto in seguito all'utilizzo del glucosio. E sappiamo che il glucosio rappresenta il carburante principale delle fibre di tipo 2. Ricordi la differenza tra fibre di tipo 1 e fibre di tipo 2? fanno cose diverse, utilizzano carburanti diversi quindi substrati energetici diversi. Per rinfrescarti la memoria potresti riguardare questo video in cui ne parlo in maniera approfondita. Comunque alla fine della fiera possiamo dire che produciamo lattato quando svolgiamo quelle attività che utilizzano le fibre muscolari di tipo 2. Questo lattato però è un metabolita, è un prodotto di scarto e c'è bisogno che venga portato via per evitare che si accumuli e affatichi maggiormente le nostre attività. Per questo motivo nelle Fibre di tipo 2: c'è un trasportatore chiamato MCT4 che allontana il lattato. E cosa succede al lattato? Dobbiamo sapere che nelle fibre di tipo 1 quindi le fibre attivate in corso di allenamento in zona 2, c'è un trasportatore chiamato MCT1 che a sua volta prende il lattato, lo trasporta nei mitocondri e lo riutilizza come substrato energetico. Quindi le fibre di tipo 1 ci permettono di produrre energia a partire da un prodotto di scarto. Una macchina perfetta, un perfetto esempio di economia circolare e di sostenibilità energetica, visto che questi termini vanno di moda negli ultimi tempi. Questo bellissimo prodotto processo biologico è chiamato shuttle del lattato, roba da libri di biochimica e chi ha studiato sull'amato Leninger sa eh, di cosa sto parlando. E a proposito di altre cose che succedono quando ci si allena in zona 2, oltre ad aumentare la densità dei mitocondri, quindi aumenta il numero dei mitocondri, aumenta anche il numero dei trasportatori MCT1, quindi aumenta la nostra capacità di Prendere il lattato accumulato e utilizzarlo a scopi energetici. Questa capacità è fondamentale, quindi, non solo per longevità, salute metabolica, flessibilità metabolica, ma anche per migliorare le performance atletiche, ma anche i livelli di energia in persone che si sentono costantemente stanche. Tutto questo semplicemente allenandosi in zona 2. Per questa grande capacità di utilizzare a scopo energetico un prodotto di scarto, anche i più grandi si allenano in zona 2 è l'esempio di Tadej Pogacar un ciclista giovanissimo sloveno che ha vinto il Tour de France nel 2020 e nel 2021 e l'ha perso e è arrivato secondo nel 2022, lui ha affermato in una serie di interviste anche citando il suo preparatore atletico e i fisiologi dell'esercizio che lo seguono, che nell'80% del suo tempo di allenamento lui è in zona 2, pazzesco, quindi va pianissimo Durante le fasi di allenamento per andare fortissimo quando davvero serve, cioè durante lo sforzo maggiore, durante le competizioni. E questo è il motivo per cui un atleta di endurance non dovrebbe mai smettere di allenarsi in zona 2, perché non solo riceverà dei benefici dal lato della produzione di energia e della performance atletica, ma, come insegnano i più grandi, questo tipo di allenamento riduce la probabilità di avere overtraining, una vera e propria sindrome, quindi un insieme di segni e sintomi psicologici, ormonali e cardiovascolari, ma riduce anche la probabilità probabilità di avere degli infortuni osteoarticolari e muscolari causati dallo stress a cui questi atleti vengono sottoposti durante tutto l'anno, allenamenti molto intensi senza grande recupero, senza pensare a quella che è la fase più importante dell'allenamento cardiovascolare, cioè la bassa intensità cardiovascolare. Per oggi è tutto, noi ci leggiamo nei commenti e se vuoi restare sempre aggiornato ti consiglio di iscriverti al canale e attivare le notifiche per non perderti gli ultimi video.